Okay, we're going to read from 2 Corinthians chapter 3. Allora, vogliamo leggere dall'epistola di ai Corinzi, la seconda epistola ai Corinzi, al capitolo 3, And we're going to read from 12 through 18. dal 12 al 18. And I'm going to have my wife read. 12. 12 through 18 on 2 Corinthians 3. 12 through 18 on 3, 2 ok. Corinthians 3. Quindi seconda Corinzi 3, dal 12 al 18. Ok, avendo dunque una tale speranza, noi usiamo una grande franchezza e non facciamo come Mosè che si metteva un velo sulla faccia, perché i figli di Israele non fissassero lo sguardo sulla fine di ciò che doveva sparire. 13. 12 through 18. Ma le loro menti furono rese ottuse, infatti, sino al giorno d'oggi, quando fanno la lettura dell'antico patto, lo stesso velo rimane, senza essere rimosso, poiché è in Cristo che esso è tolto via. Ma fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane steso sul loro cuore. Quando però si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Ora il Signore è lo Spirito, e dove è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. E noi tutti, contemplando a viso scoperto come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di Lui, di gloria in gloria, secondo il Signore che è lo Spirito. Amen. So we are saved by grace through faith. Allora sappiamo che siamo salvati attraverso la fede per grazia Whether you are a Jew or a Gentile, this passage is for you. e sia che siamo gentili o giudei, questo passo si rivolge a tutti quanti. Whenever an unbeliever receives Jesus into his heart and he repents of his sins and he believes and confesses that Jesus is Lord, the veil is taken away. Quando un credente riceve Gesù come Signore, il velo che è davanti agli occhi, che gli impedisce di vedere cose spirituali, viene strappato via. But in that passage, he's not just speaking about unbelievers coming to faith. Ma in questo passo Paolo non scrive soltanto dei non credenti che vengono al Signore, He's talking about believers growing in their faith. ma parla anche di credenti che hanno accettato quindi il Signore e che crescono nella fede. And the first principle in the believer's life is he talks about freedom. Il primo principio di cui parla che è importante per i credenti è la libertà. You know, we sing a song that says, where the spirit of the Lord is, there is freedom. Ci sono dei versi canti che cantano proprio questa verità, dove lo spirito del Signore è presente o regna, lì c'è libertà. But in this passage it's basically saying where the Lord Jesus is ruling in your life, there is freedom. Ma non dice soltanto dove è presente il Signore, ma dice nell'originale dove il Signore appunto regna, è il sovrano della nostra vita, lì c'è veramente libertà. So the Spirit of the Lord. Stiamo parlando dello Spirito del Signore. In other words, where the Spirit of the Lord is in control of your life. Quando, in altre parole, lo Spirito del Signore ha il controllo della nostra vita, Where the Spirit is Lord. e quindi dove lo Spirito è il Signore della nostra vita, There is freedom. allora c'è libertà. And so a lot of times Most of our life will be under the lordship of Jesus Christ, but there'll be one place where God is wrestling with us for his lordship. Tante volte nella vita dei cristiani vediamo, di tutti noi, vediamo magari il Signore, arrendiamo, scusate, al Signore gran parte della nostra vita, ma c'è quel piccolo angolo della nostra vita che non riusciamo a cedere al suo governo, al suo controllo. You know, our enemy knows this as well. Il nostro nemico, il nemico delle nostre anime, conosce questo molto bene. Because God is after our sanctification. Perché il Signore cerca, è interessato alla nostra santificazione, But the enemy desires to destroy ma us. il nemico è interessato alla nostra distruzione. You know, Jesus told Peter, Satan has desired to sift you as wheat.
Ricordate quando Gesù disse a Pietro: Satana vuole vagliarti come si vaglia il grano. So the enemy is studying us. Quindi potremmo dire il nemico ci studia. But the Bible said, guard your heart because out of it flow the issues, the wellsprings, the rivers of life. Ma la parola di Dio ci invita a guardare, a custodire il nostro cuore perché da esso procedono le sorgenti della vita. And so a lot of times the devil attacks us through our senses. Tante volte il diavolo ci attacca attraverso i nostri sensi naturali. Through what we see and what we hear. Attraverso ciò che noi vediamo, attraverso le parole che sentiamo. What we feel. Le sensazioni che avvertiamo. Now our eyes and our ears and our feelings in themselves are not evil. Ora, non è che la vista o l'udito o il tatto siano qualcosa di malvagio per sé, in sé. We're supposed to train our senses to discern between good and evil. Anzi, noi dobbiamo essere in grado di esercitare i nostri sensi al discernere il bene dal male, a distinguere il bene dal male. And in this passage it talks about beholding the Lord. E questo passo parla di contemplare il Signore, il verso 18, contemplare il Signore. That's the way we're transformed and we go from faith to faith and glory to glory. Ed è qui il modo in cui possiamo essere trasformati ed essere trasformati di gloria in gloria nella sua immagine. So intimacy with Jesus is the main way that we shut the door to the enemy. Quindi come possiamo chiudere la porta al nemico? Il modo principale per chiudere la porta al nemico è curare, coltivare la nostra intimità, la nostra comunione con il Signore. We behold his glory through the eyes of our heart. Contemplando la sua gloria attraverso gli occhi del nostro cuore. By his glory I mean his essence. La sua gloria, contemplare la sua gloria significa mi riferisco alla sua essenza. His ways. Ai modi, alla sua volontà. His nature and his character. Alla sua preferenza, alla sua natura, al suo carattere. How he deals with human beings. Come il Signore tratta gli esseri umani. His heart towards human beings. Come ha a che fare con gli esseri umani, il cuore che lui ha, ciò che prova per gli esseri umani. His authority and his power. E la sua autorità e la sua potenza. Even his miracles display his glory. Anche i suoi miracoli fanno mostra della sua gloria, della sua potenza. And so a lot of this life is, what are we looking at? Ora, la domanda che dobbiamo porci è: a cosa stiamo rivolgendo il nostro sguardo? What are we listening to? A cosa stiamo ascoltando? Because God is always trying to tell us, come away with me, come away with me. Lo sposo celeste, il Signore, continuamente ci porge il suo invito e ci dice, vieni via con me, vieni via con me. But the city of Athens in the Bible, they were totally given to idolatry. Ma ricordate, nella città di Atene, quando Paolo fece notare di quanta idolatria c'era nell'Areopago. They were constantly talking, trying to talk, find something new to talk about. E discutevano delle novità nella piazza, nell'agorà, delle novità che c'erano in quei tempi, le nuove filosofie, ciò che c'era di nuovo. Their minds were just starving for new information. Era come se le loro menti fossero proprio affamate di nuove informazioni. But when we read the book of Malachi, ma quando noi leggiamo il libro di Malachia, God liked it whenever the believers get together and they talk about the Lord amongst one another. E il profeta scrive di come Dio piace quando i credenti vengono insieme e parlano delle cose grandi di Dio. Paul was so filled with the Holy Spirit, he talked about singing psalms and spiritual songs to one another. E Paolo scrive, siate ripieni dello Spirito, parlandovi con salmi e inni. Whenever Paul and Silas were in jail, what was in him came out.
E di questo vediamo un esempio nella sua vita, quando in prigione insieme a Sila cosa fece? Innalzava canti, inni, salmi al Signore. Because him and Paul and Silas, they had a two man band. They just started singing. Semplicemente quello che uscì, che c'era nel loro cuore, usciva fuori come se fossero una band di solo due elementi, ma non importava, facevano il loro concerto privato di lode al Signore. Because they had a lifestyle of giving God their undivided attention. Era proprio il loro stile di vita, dare al Signore la loro attenzione senza distrazioni. And I'm going to admit to you that's not easy in today's society. E devo ammettere che nella società di oggi questa attenzione non è facile da mantenere. Especially living in the West. Specialmente nel mondo occidentale. We're a very busy and fast-paced society. Siamo una città accelerata, potremmo dire, occupata da tante cose. Especially where I come from in America. E specialmente America. Quanto più nella nazione da cui provengo, gli Stati Uniti. And the media is always screaming for our attention. E comunque nell'Occidente in generale, ora abbiamo i social media o comunque media in generale che richiedono comunque l'attenzione dei nostri occhi in continuazione. So how full is our soul so full of the world that whenever we get along with Jesus we can't turn our minds away from our busy day and focus on Jesus. Ora dovremmo chiederci, esaminarci, le nostre menti sono così piene delle cose di questo mondo, delle novità proposte da tutti i mezzi di informazione di questo mondo, da essere distratti quando è tempo di metterci da parte e cercare il volto del Signore. So we need to know the word of God. Ora, una chiave è sicuramente conoscere la parola di Dio. For lack of knowledge, people are destroyed. Perché è scritto il popolo, la gente perisce per mancanza di conoscenza. But we need an intimate knowledge of the word himself. La conoscenza, per conoscenza non è conoscenza solo intellettiva, ma una conoscenza intima, profonda, radicata della parola. We need this word mixed with faith. Abbiamo bisogno della parola che leggiamo nutrita, miscelata, potremmo dire, con l'elemento fede nella nostra vita. And to the degree that we're able to turn and fully look at Jesus is to the degree that we're going to walk in faith. E nella misura in cui noi ci avvicineremo a Gesù, in quella misura noi cammineremo nella fede. One man said that the church without mixture is the church that's going to see the power of God. Qualcuno ha detto una chiesa che non è un altare misto, la cui attenzione non è divisa, è quella la chiesa che vedrà la potenza di Dio manifestarsi. Now that's not saying that you're exactly perfect. Ora non significa che Dio richiede perfezione immediata, but that you're holy and mature. Ma che noi ricerchiamo la santificazione, l'intimità con il Signore e maturiamo. And to be mature, we not only need to know what the written word says. E essere maturi non significa soltanto memorizzare ciò che dice la scrittura. You know, as one man said, before you can understand the Bible, you first got to know what it says. Premesso che prima di comprendere la scrittura dobbiamo leggere, qualcuno ha detto come faccio l'unico modo per poter lasciare che il Signore ci parli innanzitutto attraverso la scrittura, innanzitutto leggere la scrittura, no? But God wants to reveal himself to us. Ma il Signore non vuole solo che la memorizziamo fine a se stessa, ma che si riveli attraverso la scrittura. So in order to walk in freedom we can't just stay the same. Ora, per camminare nella libertà non possiamo sempre restare uguali. You know, in the Christian life you can't just put your car in neutral. Non esiste mettere la marcia a folle, come si dice, parcheggiare nella vita cristiana.
There's a scripture in the Old Testament that says the path of the righteous gets brighter and brighter. C'è un bel verso nei libri poetici che dice il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo. And the way God designed this thing is similar to the children of Israel when they were in the wilderness. E come il Signore ha designato questo, ricordo un po' ciò che accadeva al popolo di Israele quando era stava attraversando il deserto. They had to get fresh manna every day. Cosa facevano? Dovevano raccogliere manna fresca per quel giorno. God's mercies are new every morning. Le misericordie di Dio, la pietà di Dio è nuova ogni mattina. And every day he wants us to draw near to him, and then in return he promises that he'll draw near to us. Ed ogni giorno noi dobbiamo fare questo passo per avvicinarci a lui, e la sua promessa è: avvicinatevi a me e Dio mi avvicinerò a voi. So growing in God brings freedom. Quindi crescere in Dio porta la libertà. And that takes looking at his face. E questo richiede avere il Signore davanti agli occhi, guardare il suo volto. Through the eyes of your heart. Attraverso non gli occhi naturali, ma gli occhi del nostro cuore. You know, in the Bible, Jesus is going to say, it says that Jesus will say on judgment day to some, depart from me, I never knew you. Ricordate, il Signore diceva, un giorno molti si presenteranno nel giorno del giudizio e lui dovrà dire, allontanatevi da me, non vi ho mai conosciuti. That word new in the Greek language is an intimate knowing. E gli studiosi del greco koiné ci spiegano che questo conoscere significa una conoscenza intima, non intellettuale, del Signore. And many times we're guilty of just serving God with a head knowledge. Tante volte anche noi credenti siamo colpevoli di servire Dio soltanto con una conoscenza mentale, con un cuore distaccato che si distacca dal Signore, si allontana piano piano dal Signore. Instead of getting fresh oil from the Lord, many times we live on the oil from the past. E invece di raccogliere nuovo olio dal Signore, di lasciarci riempire da questo nuovo olio, viviamo con l'olio che è il residuo del passato, che magari con cui il Signore ci aveva riempito tempo fa, ma non abbiamo più alzato di nuovo il livello richiesto per una vita piena. Now, I don't know what year, I don't know when the Lord's coming back. Ora, non posso, come nessun altro, prevedere quando il Signore tornerà, but the world is shaking. Ma stiamo assistendo ad ogni sorta di scuotimento nel mondo oggi, ovunque. And it sure looks like that he is coming back soon. E sicuramente sembra che la sua seconda venuta sia piuttosto vicina. I believe that he'll come back in my lifetime. Maybe I'm wrong. Forse potrò sbagliarmi, ma sono molto incline al credere che lui tornerà durante la mia vita. But the point I'm trying to make is this. Ma quello che importa e quello che voglio dire è questo. In the days that we're living in, there's pressure and is supposed to increase in the world. Negli ultimi tempi vedremo, è scritto che vedremo la pressione aumentare, le difficoltà, i colpi aumentare intorno a noi. And in the last days men's hearts will fail them for fear. E Gesù ha detto che negli ultimi giorni molti credenti sarebbero venuti meno a causa del timore. Fear. Yeah. But you and I have the knowledge of the Holy One. Quindi molti, la fede di molti si raffredderà, ma noi e tu questa sera hai conoscenza del Santissimo, del Signore. And whenever we turn and we look at him fully. Ed ogni volta che tu ti avvicini a lui, ti rivolgi a lui, rivolgi il tuo sguardo senza distrazioni al Signore. What do I mean by that? Cosa voglio dire?
Whenever we have a wholehearted surrender to him. Quando noi ci arrendiamo senza lasciare per noi stessi nulla, ma renderci totalmente con fiducia, integralmente il nostro cuore al Signore, then we're gonna grow in the knowledge of Jesus. Allora cresceremo nella conoscenza intima di Gesù. We're gonna grow in understanding his ways. Cresceremo comprendendo le sue vie. We're gonna grow in the calling that he has for us. E anche cresceremo nella chiamata che lui rivolge ad ogni singolo discepolo. Our faith is gonna increase. La nostra fede troveremo che crescerà. We're gonna believe and we're gonna see the glory of God. Crederemo e vedremo la gloria di Dio. So God has us in a process. Amen. Siamo tutti quanti in un processo. He has in training. Noi siamo in un training, in una formazione. You know, we have a saying that says if you're green, you're growing, and if you're ripe, you're rotten. Abbiamo questo modo di dire in America: se sei verde vuol dire che stai maturando, ma se sei maturo allora sei vicino al diventare marcio. So, but the main thing that we need to do, ma la cosa più importante che dobbiamo fare, is say, Lord Jesus, I come to you now. È dire: Signore Gesù, io vengo a te adesso. Lord, I confess there's places where there's ice on my heart. Signore, io confesso che ci sono delle aree del mio cuore dove c'è uno strato di ghiaccio. And say, Lord, I want to wholeheartedly surrender my life to you. E diciamo: Signore, con tutto il mio cuore io voglio arrendere la mia vita per intero a te. Even us that are saved. Anche se già sono credente. Because God wants all of us. Perché Dio vuole tutto il nostro cuore. The depth of our surrender to him determines how much he can do through us. Ricordiamo che la misura della nostra resa sarà la misura in cui lui potrà usarsi di noi per la sua gloria. And the depth of our surrender will keep us, if we have a great surrender to him, it will protect our hearts. E anche se noi siamo veramente arresi a lui, ciò proteggerà il nostro cuore. Because whenever we surrender our lives to him, that means that we're looking to him. Perché quando noi arrendiamo, cediamo a lui il nostro cuore per intero, vuol dire che i nostri occhi sono rivolti a lui per ogni cosa. And in the natural, you become what you eat. Nel naturale si dice sei ciò che mangi, no? If you eat healthy, your body's gonna be healthy. Se mangi sano, il tuo corpo è sano. If your mind, if you're living in an atmosphere of peace, your mind and your emotions are gonna be more Così, healthy. Anche a livello psicologico, se siamo circondati da un'atmosfera, da un ambiente sano, allora anche noi cresceremo, saremo equilibrati, in pace. Well, God wants us to have a soft and a pure heart. Ora il Signore desidera che tutti quanti noi possiamo avere un cuore tenero verso di Lui e aperto verso di Lui. And that comes from abiding in His presence and in His Word. E questo può avvenire soltanto se dimoriamo nella Sua presenza, se dimoriamo, se ci nutriamo delle sue parole. He wants us to be a tree planted by the water. Lui vuole fare di ognuno di noi un albero piantato presso i rivi d'acqua. Amen. Let's pray. Amen. Vogliamo pregare. Father, I thank you for my friends. Signore, io ti ringrazio per questi cari amici. Lord, I thank you that we're all on a journey with you. Signore, ti ringrazio perché siamo tutti in cammino insieme a te. And Lord, I ask thee for everyone that's listening. Padre, ti chiedo per ogni persona che sta ascoltando. That you draw them close to you. Che tu possa attirare ogni persona in ascolto più vicina a te. Draw us close to you. Attira tutti noi più vicini a te. Lord, where there's ice in our hearts, Lord, melt that ice. Signore, se abbiamo permesso al ghiaccio di raffreddare delle aree del nostro cuore, ti chiediamo, sciogli queste aree, Signore. Lord, let your fire burn in our hearts. Che il tuo cuore, che il tuo fuoco possa bruciare nel nostro cuore. Lord, when the two fools on the road to Emmaus were with you, Lord,
Your words burn in their heart like fire. Signore, quando i due discepoli sulla via di Emmaus ascoltarono le tue parole, i loro cuori ardevano. Signore, anche noi vogliamo dei cuori ardenti all'udire la tua parola. We want to repent right now for times when we are foolish. E Signore, noi vogliamo ravvederci per tutte le volte in cui i nostri cuori sono ciechi, sono accecati. We want to repent whenever we're for times when we're not looking or listening to you. E vogliamo ravvederci per ogni volta in cui non siamo saggi e non cerchiamo, non guardiamo te. Lord, we just receive your forgiveness right now. E grazie, Signore, per il tuo perdono. Riceviamo il tuo perdono nella nostra vita. Now, Lord, release wisdom and revelation to your people. E ti chiediamo, Signore, che tu possa dare uno spirito di sapienza e di rivelazione al tuo popolo. Enlighten the eyes of their heart, Lord, so that they'll know you more. Che possa illuminare gli occhi del loro cuore perché possano conoscerti pienamente. Lord, we just thank you for this in Jesus' name. Grazie perché tu lo farai. Noi te lo chiediamo nel nome di Gesù, nome potente di Gesù. Amen. Amen.